Ciao a tutti, mi fa un po' sorridere veramente dovermi presentare perché essendo parte attiva di questo movimento dal 2010, meno male con molti di voi già ci conosciamo. In ogni caso mi presento, mi chiamo Silvia Piccinini, abito a Crevalcore, ho 32 anni, sono diplomata in lingue e lavoro come impiegata. Se state guardando questo video è ovviamente perché ho deciso di candidarmi come portavoce del Movimento 5 Stelle alla Regione Emilia-Romagna. Il programma immagino che lo scriveremo tutti insieme. In ogni caso, dei temi cari al movimento, mi piacerebbe portare avanti sicuramente la promozione dell'agricoltura locale, quindi la filiera corta, quindi il chilometro zero, e occuparmi di stop al consumo del territorio. A questo proposito, nel febbraio dell'anno scorso è stata approvata in Regione una legge per la riduzione del suolo, legge che Legambiente ha definito una farsa, per motivi diversi. Se volete approfondire, vi lascio il link qui. E non solo, qualche mese dopo l'assessore all'urbanistica e territorio, rispondendo a un'interrogazione, ha di fatto ammesso che il consumo di territorio, una delle cause del consumo di territorio, è la possibilità che è stata data ai comuni negli anni di poter utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. Ecco, quindi io volevo perdere 2 minuti che rubo alla mia presentazione, per mettere in evidenza la solita coerenza del PD. E in particolare, ci tenevo a congratularmi con il sindaco del mio comune, sindaco e senatore della Repubblica Italiana, quindi un doppio incarico perché uno evidentemente non è abbastanza impegnativo. Sindaco che ha proposto, in Parlamento un emendamento di nuovo per la proroga di 2 anni, di questa prassi. Quindi questi sono quelli che difendono solo a parole, ma di fatto lo deturpano con gli atti politici. Detto questo, se venissi eletta in regione, mi piacerebbe iniziare a fare rete con tutti voi, a condividere le informazioni e anche con i tanti eletti che siamo riusciti a mettere dentro i comuni anche all'ultima tornata e iniziare a fare squadra insieme. Quindi vi saluto, un bocca al lupo a tutti. Ciao.